Nessuno dice che chi scappa da una guerra non va aiutato, vanno aiutati, non dovrebbero fare neanche il tragitto con il barcone, ma sono un 5%. Gli altri non, ma quando non sono arrivati, sono non riusciamo a integrarli e non riusciamo a mandarli in altri stati. Non riusciamo a mandarli in altri stati perché gli vengono riconosciuti altri status, solo guerre, e vengono riconosciuti solo in Italia, per cui non riusciremo mai a mandarli da nessun'altra parte. Una cosa che condivido è che fuggono senza essere identificati molti. No. Questo è vero, perché a Bologna abbiamo il centro smistamento dell'Emilia Romagna, 7.000 in 2 anni si sono allontanati perché hanno rifiutato di essere riconosciuti. Questi cosa finiscono? Nelle mani della criminalità organizzata. No. E sono quelli, non come dice la così. Signora, che poi troviamo a chiedere l'elemosina, a rubare, finiscono nelle mani degli spacciatori e vanno a spacciare, questo anche nella mia città e in tutte le città. La cosa che rende triste è che molti giornali o televisioni cercano di omettere questo.